po' il tuo punto di vista, le tue parole dopo tutto quanto è successo da capitano, da leader della squadra, da leader dello spogliatoio, cosa ti senti di dire? Ma se vogliamo partire dall'inizio, partiamo da quest'estate quando è stata fatta una scelta di un progetto nuovo, di un progetto duraturo su più anni, quindi investendo anche su una persona che all'inizio sembrava una persona giusta data, ma credo che da questo punto di vista, parlo per me e per la squadra, ci sia stata sempre grande disponibilità, grande dedizione verso chiunque venisse prendesse per mano questa squadra. Poi purtroppo non possiamo far finta di niente, perché questo progetto, inevitabilmente col fatto che mister Giampaolo se n'è andato, penso che sia saltato. Sono state, qualcuno magari dice, sai, quando vai in campo quello che succede all'esterno non te lo porti dietro, non è vero. Sono state settimane in cui eravamo in uno stato, non dico stato confusionale, però in un limbo tutti, tant'è che poi le cose si ripercuotono anche sul campo. Ci sono stati quei giorni in cui mister ci ha lasciato, è subentrato Gigi, che a parte tutto quello che è stato detto, credo che bisogna comunque dargli atto di essersi messo in gioco in un momento non facile, perché lui stesso disse che sarebbe stato per una o due partite, a prescindere da come andavano queste due partite, adesso comunque si è messo in gioco. La realtà è questa, la realtà è che è arrivato questo nuovo allenatore, che in questi pochi giorni sta cercando di recuperare, oltre dal punto di vista tattico, che ha idee diverse, di ricomporre la squadra dal punto di vista mentale e dell'entusiasmo, che credo che sia quello che ci manca un po' di più da questo momento. Siamo professionisti, a maggior ragione noi anziani, di cose non così, ma di cose del genere, di situazioni difficili, momenti particolari, ne abbiamo vissuti tanti, anzi quasi un momento così durante tutti gli anni c'è sempre stato. Con questo non voglio dire che abbiamo perso l'entusiasmo, che abbiamo perso la voglia o che abbiamo perso quel feeling di squadra che può fare la differenza in questi momenti. Da parte nostra c'è la predisposizione a volerci riprendere in mano, si dice in questi momenti. Certo, all'inizio si è parlato tanto è uscito anche tanto sui giornali, Serie A, non Serie A, squadra forte. Cioè, però noi possiamo essere una squadra forte. Una frase è fatta, però se ragioniamo da provinciale, quindi se qualcuno si aspetta che andiamo in Serie A fra le prime due, che ammazziamo il campionato e che non facciamo fatica in qualche partita, credo che debba cambiare pensiero, perché non è così. Non perché lo dico io, perché la storia di tutti questi nostri campionati è stata fatta di alti e bassi, però a qualunque cosa siamo arrivati, ci siamo arrivati con fatica e sempre verso la fine del campionato, perché sono ricordato anche dalle stagioni scorse, anche quando arrivò Calori o anche l'anno scorso, cioè ci trovavamo in zone della classifica non piacevoli. Quindi sarà un percorso lungo. Credo che abbiamo le potenzialità come singoli e come squadra per fare qualcosa di buono, però ripeto, avere una buona squadra, avere dei buoni giocatori, non dà per certo che arriverai al traguardo. Massima disponibilità e massima voglia di dimostrare quello che siamo, perché noi primi giocatori, noi in primis, credo che in tutta questa situazione siamo quelli che hanno meno responsabilità, però non ci siamo mai tirati indietro, e questo è il momento che anche noi ci prendiamo le nostre, perché quello che è stato ormai è stato, il presente un altro, l'allenatore un altro, la strada è sempre quella. Quindi anche noi credo che già da sabato, nonostante non sia una partita facile, ci prenderemo in mano, ci prenderemo le nostre responsabilità. L'impatto invece che hai avuto tu come capitano, ma anche il resto della squadra, visto che da te sentiamo un po' il borsino spogliatoio, l'impatto con Bergoglio com'è stato, proprio come persona? È stato un buon impatto, se devo pensare cioè è un grande comunicatore. Nella dire che comunque una persona che ti arriva
ti arrivano immediatamente, una persona con cui ho avuto il piacere subito il primo giorno di fare due chiacchiere. È una persona che si è calata in un momento difficile di questa società, di questa squadra, però cercando proprio di portare questo entusiasmo, questa sua voglia di riprendere in mano le cose, lasciandosi alle spalle tutto quello che è successo in questi mesi, perché non è neanche facile lasciarsi alle spalle tutto, però è quello che insieme a lui credo dobbiamo fare. Che cosa, torno sul discorso Giampaolo, che cosa maggiormente vi ha colpito? Il fatto che sappiamo che tanti di voi hanno tentato di cercarlo, di provare a parlarci e invece non ci siete riusciti. Forse è questo che vi ha lasciato più l'amaro in bocca? Ma guarda, dirti la verità, un po' tutta la situazione, perché se fosse una situazione che mi serve dici sei pronto ad affrontarla, invece così non era mai capitato. Quindi è il sapere prima che hai un qualcuno su cui contare, un progetto da percorrere, e poi il giorno dopo ti trovi senza, quindi sarei stato disorientato. Certo è che uno è libero di fare le proprie scelte, e le motivazioni sono per carità accettabili, però sempre creduto che dal momento che vai via o che abbandoni qualcosa, poi passi dalla parte sbagliata, quindi dalla parte del torto. Però ripeto, credo che per il bene di tutti in questo momento meno si parli di quello che è successo prima e meglio sia, perché ripeto, il passo importante che dobbiamo fare è lasciarci alle spalle tutto quello che è successo, senza bisogno di trovare colpe e colpevoli, ma non abbiamo scelto, dobbiamo rialzare la testa e dimostrare che siamo in crescita. Quanto riguarda il discorso tattico, c'è già qualcosa che è cambiato o sta cambiando piano piano? È complicato per chi ha fatto 3 mesi di full immersion con i metodi di Giampaolo? Sono due metodi, due modi di muoversi, sono due modi diversi, perché Mr. Bergodi in questi giorni, almeno la sua storia dice che comunque è una persona che ha cambiato tanto anche dal punto di vista tattico, mi sembra. Questi giorni, come avete potuto vedere anche voi, sta provando con il trequartista, quindi dietro le due punte. Sono due modi di muoversi in campo diversi, però quello che ha cercato di dirci lui fin dall'inizio è di darci 2 o 3 concetti, giusto per essere ordinati, per sapere come arrivare a tirare in porta e come difenderci ordinatamente, e poi chiaramente lasciando spazio anche alle qualità che davanti abbiamo. Io personalmente magari sono un po' più avvantaggiato perché ero rientrato da poco e quindi vivo ancora magari tanti concetti del passato. Altri magari, queste sono cose bene o male che hai sempre fatto nella tua carriera, quindi anche altri che hanno fatto cose diverse, credo che non avranno difficoltà ad adattarsi a questo nuovo metodo. Hai parlato di responsabilità da parte vostra dei giocatori, da capitano hai preso un po' in mano la situazione, vi siete guardati in faccia, avete fatto 2 chiacchiere davanti a nessuno, nel senso né davanti al presidente né davanti agli allenatori? Capita spesso che di chiudersi in uno spogliatoio e di parlarsi tra di noi, proprio perché tanti sono giovani, ma tanti sono vecchi e sanno come funzionano queste cose. Nessuno di noi ha intenzione di crearsi alibi o di dare colpa a uno o all'altro della situazione. È chiaro, anche molte partite, molte ultime partite sono state specchio anche di tanto che è successo in questi mesi, però ripeto, vogliamo ripartire, se ci siamo chiusi in uno spogliatoio proprio per renderci conto che adesso tocca anche a noi, come è sempre stato, non che prima non lo facessimo e adesso dobbiamo fare, però sappiamo che se facciamo risultato, se le cose vanno bene, alla fine i primi a guadagnarci su tutti i punti di vista siamo anche noi. Quanto ti è mancato il campo in questi mesi e soprattutto quanto è stato difficile rientrare poi in una situazione così altrettanto difficile? Mi è mancato tanto, mi sembra lo dicessi dopo la partita di Carpi, l'abbia detto dopo la partita di Carpi, è difficile essere capitano e star fuori e guardare le cose da fuori, perché tante magari sfumature, tante cose le perdi, non riesci a vivere. Poi era penso dall'ultima volta che mi ruppi il ginocchio, che non stavo fuori per così tanto tempo di fila, quindi
alcuni spettri passati in quel periodo sono tornati, però adesso sto così male, riuscendo ad allenarmi e tutto il resto. Adesso c'è la voglia di solo di tornare a vincere. Per me l'ultima, sabato c'è il Palermo, bisogna guardare al concreto. Bergoglio ha detto guardiamo una partita alla volta, non parliamo di mode, facciamo un passo alla volta. Uno dei passi da fare, forse da fare anche con l'ambiente, soprattutto con i tifosi, sono stati chiamati in ballo ultimamente parecchio per questa situazione qua. Tu da capitano cosa ti senti dire ai tifosi prima di una partita così importante, che potrebbe essere, che sarebbe già stata importante se non ci fosse stato nulla, tanto più adesso dopo questa situazione? È comprensibile che ci sia malumore. Dopo ho sempre detto, ho sempre avuto un rapporto molto diretto con loro, ho sempre cercato il rapporto del dialogo, a volte c'è stato, a volte ci sono stati modi che magari erano meno consoni al dialogo. Capisco che, ripeto, è un momento difficile e delicato anche per loro, perché i risultati non arrivano. Non mi sento di dirgli di incitarci come hanno sempre fatto, perché so già che lo faranno, perché comunque quello che lega alla fine è la passione e il bene del Brescia. Quindi sostanzialmente questo. Poi ripeto, l'entusiasmo è figlio anche dei risultati, credimi, cioè siamo noi i primi che vogliono tornare a fare risultato per ricreare.